Bene, ora andiamo in diretta a Pescara, dove c'è Antonella Micolitti che sta seguendo un convegno importante sul futuro della città, promosso dal senatore Luciano D'Alfonso. Tanti gli ospiti illustri, tra i quali anche il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, poi la sentirete, che ha fatto anche i complimenti a Pescara. Ma io direi subito di dare la linea ad Antonella. Buonasera Antonella e buonasera anche al senatore D'Alfonso. Buonasera Paolo, buonasera ai telespettatori del TG8. Andrea Berardinelli ed io siamo in piazza Troilo, zona Viale Pindaro, zona Università a Pescara. Alle mie spalle è in corso l'incontro Quale città, giornate particolari, la gestione dei grandi eventi nello spazio urbano, organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso, che è qui vicino a me con la Fondazione Europa Prossima. Insomma, si è parlato di ripartenza in tempo di Covid anche attraverso questi eventi per riscoprire la socializzazione, un'attitudine che purtroppo si è andata perdendo al tempo del coronavirus, il tutto però con la massima sicurezza. Senatore, le chiedo il perché di questo incontro, il perché di questo momento. Un incontro che, come ha detto lei, è stato organizzato anche con l'aiuto di giovani architetti dell'associazione VU per fare in modo che Pescara e con Pescara le città italiane ricominciassero a correre, a precisare collocazione turistica, economica, culturale, associativa. Il grande evento chiama a sé un magnetismo che fa sì che la città produca il meglio di se stessa, la sua capacità di accoglienza, di promozione dell'incontro. La città fa la città se fa incontrare le persone e le moltitudini. Barcellona e Torino, con i grandi eventi, hanno reincontrato il futuro dopo la sofferenza delle loro strutture economiche provenienti dal passato. La città, dopo la pandemia, deve dotarsi di strutture, infrastrutture e procedure per ospitare grandi eventi che producono economia e nuova socialità. Grazie senatore, buon lavoro. Tantissimi gli ospiti che stanno partecipando all'incontro. Ringraziamo intanto il senatore Luciano D'Alfonso, esponente di spicco del mondo della politica, delle istituzioni, della cultura. Lo hai detto tu, Paolo, in primis il ministro Lamorgese, poi il capo della polizia Giannini, il cardinale Gambetti, vicario del Papa, vicario generale, e tantissimi altri ospiti che hanno lasciato la loro testimonianza. Noi, prima del convegno, abbiamo ascoltato il ministro Lamorgese, che ha risposto brevemente alle domande dei cronisti parlando della percezione di sicurezza in città, dicendo Pescara è una città sicura, della gestione del Covid, anche del momento organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso come un momento di serenità e di speranza e del Green Pass. Tutto questo nell'intervista che mandiamo in onda e poi ti restituisco la linea, Paolo. Io dico che Pescara sicuramente è una città sicura. Leggo e sento il prefetto spesso, tra l'altro il prefetto ha lavorato con me per tanti anni, quindi so che il valore aggiunto di questa realtà sono le istituzioni presenti su questo territorio, perché c'è una grande sinergia tra di loro, il sindaco, il prefetto, il questore, e quindi tutte insieme lavorano per il territorio e a favore di questo territorio. Quindi la pandemia l'hanno gestita benissimo, quindi devo dire che davvero potete essere soddisfatti di quello che è gli elementi aggiunti, che gli elementi caratteriali, gli elementi di unione, di trovare sempre le soluzioni insieme. Questo secondo me non sempre avviene così, ma quando poi succede è certamente un qualcosa di positivo per la collettività. Ministro, c'è tanta voglia di ripartire anche a Pescara, non peraltro il senatore D'Alfonso ha voluto questo incontro, grandi eventi per la ripartenza delle città. Il senatore D'Alfonso, diciamo che fa tanto per questo territorio, cerca di aiutare e portare il suo entusiasmo in tutte le cose che fa. Questo evento di oggi è particolarmente importante proprio per questo, perché è una speranza che le cose vadano sempre meglio, diciamo che anche il piano di vaccinazione, come dicevo prima, è andato benissimo e tutto ciò inciderà positivamente anche sulla ripartenza. Quindi bene ha fatto, un plauso al senatore D'Alfonso per aver organizzato un'iniziativa di questo tipo che ci vede tutti qui a parlare di futuro del territorio, ma di futuro del paese.
Il Green Pass, l'abbiamo sempre detto, serve, parlavamo prima di ripartenza, ecco, il Green Pass serve per la ripartenza. Noi non vogliamo che le aziende si fermino, l'economia deve riprendere a correre e il Green Pass è quello che serve, quindi è un atto di responsabilità da parte di tutti noi.